Il gioco d'azzardo può creare depressione. Il tema che voglio trattare oggi, 31 gennaio 2019, è un tema di grande attualità ed è un tema che io reputo fondamentale perché va a farci capire come la natura umana sia fottutamente diversa rispetto agli animali. Infatti, questi ultimi non hanno i videogiochi e il gioco d'azzardo, noi umani invece eventualmente ce li abbiamo. E il gioco d'azzardo è quando si va a scommettere, si va a puntare dei soldi dietro un determinato gioco che prevede o una vincita o una perdita. E in genere i giocatori, come giusto che sia, sono molto felici quando si verifica una vincita, una vittoria. Perché? Perché vanno a puntare magari 20-30 euro, poi ne vincono 120 o 130 ed ecco che la felicità, la gioia, la contentezza, chiamatela come caspita volete voi in un essere umano, viene ad appalesarsi. Discorso diverso, discorso differente, però subentra quando c'è una perdita, quando c'è, diciamo così, una sconfitta e non una vittoria. Infatti, nella sconfitta, quindi nella perdita, si ha una quantità di denaro che viene a perdersi, che viene ad essere persa. Questo ovviamente è un dato triste, questo è ovviamente un dato che fa riflettere il giocatore, perché il giocatore, nel momento in cui va a perdere, può, diciamo così, incorrere nella depressione. La depressione quindi va a incupire un essere umano, va a renderlo triste, negativo e pessimista. E proprio tutti questi ingredienti, tutte queste caratteristiche prettamente umane, secondo me, vengono a crearsi, vengono a subentrare nel momento in cui un giocatore, un determinato giocatore, va a perdere, non indovina, quindi arriva la perdita di denaro. Perché dico questo? Perché è risaputo che ciò accade. Basta andare, per esempio, nelle sale corse o anche dove ci sono le slot machine e rendersi conto che ci sono persone che giocano dei soldi per far sì, per sperare che magari un cavallo arrivi per primo oppure vincente oppure piazzato, che significa piazzato nei primi 3 posti, e quando, abituati ad una vittoria, vedono che il cavallo perde perché magari hanno scommesso proprio su quel cavallo là, o come piazzato o come vincente, ecco che arriva la tristezza, la depressione, e un giocatore si sente in qualche caso, in molti casi direi, piuttosto triste e amareggiato, quindi viene a crearsi la depressione, figlia di una situazione che può venire a crearsi, che può venire a generarsi per quel che riguarda per l'appunto la vita di un essere umano. Quindi non è vero che la depressione può venire solamente a chi non gioca, anche a chi gioca può venire, anzi soprattutto a chi gioca. Perché? Perché può essere abituato ad avere solo vittorie un giocatore e quando prende più e più sconfitte, quindi più e più perdite di denaro ci sono, ecco che perde quasi la voglia di giocare, si rinchiude in se stesso e può subentrare la cosiddetta problematica collegata alla depressione, vero male della non società, ma di un eventuale essere umano. Quindi ripeto, il gioco d'azzardo non è detto, ripeto, non è detto che può provocare la depressione, però in alcuni casi, secondo me, effettivamente crea di fatto la depressione in un determinato essere umano. Quindi fate attenzione, non prendete per stupide, non prendete per banali, non prendete per sciocche, non prendete per futili le mie parole, perché le mie parole secondo me tratteggiano una realtà che di fatto molti ignorano, soprattutto i giocatori, ma che di fatto secondo me può essere vista in maniera lampante, palese, quindi concreta, in una strada, andando, recandosi in delle sale corse, dove si può vedere questo triste, tristissimo fenomeno, in cui abbiamo persone che
non ammettono, o meglio, non ammetteranno mai che sono depresse perché hanno giocato e perché hanno perso, ma che secondo me in cuor loro si rendono conto, se vogliono, se volessero, che effettivamente sono depresse perché è stato il gioco d'azzardo a renderle depresse. Perché, punto interrogativo, perché vedere che ci sono delle perdite di denaro fa sì che un essere umano vada a deprimersi. Quando ci sono vittorie va tutto bene, insomma, una persona, un giocatore è felice, come giusto che sia, come normale che sia. Ma nel momento in cui un giocatore inizia a perdere soldi e si rende conto che sta perdendo anche parecchio capitale, parecchio reddito, ecco che lì inizia a subentrare, non in tutti i casi, ma in molti casi, la depressione. Male, piaga sociale che fa parte della umanità. La depressione non è figlia solo della solitudine, della tristezza, della noia, ma è figlia anche di delusioni nel gioco di azzardo. Se io azzardo a giocare, mi gioco dei soldi, quando perdo mi sentirò triste, spento, opaco. Se invece ho delle vittorie continue, continuative, io Leandro sarò contento, io sarò felice, perché ho vinto dei soldi, del denaro. Però è chiaro, è risaputo che non può il destino andare sempre bene nei nostri confronti, nei nostri riguardi, perché ci sono momenti buoni, momenti brutti, quindi abbiamo difficoltà nel gioco, abbiamo vittorie ma anche sconfitte, quindi perdite. Quindi se per esempio un ragazzo, un uomo, una donna va a giocare un cavallo, quel cavallo purtroppo arriva non piazzato e non primo, ma arriva quarto, quinto, sesto, ecco che un essere umano può deprimersi. Questa depressione è figlia del fatto che quel giocatore o quella giocatrice non hanno vinto, non hanno beccato i soldi, hanno avuto solo ed esclusivamente una perdita a livello economico, quindi pecuniario. Ecco, io mi auguro di aver detto tutto in questo video di oggi. Riflettete sulla base delle mie parole, non sono parole stupide le mie, sono parole di un uomo che studia i comportamenti, gli atteggiamenti di un essere umano, e dopo vi renderete conto che effettivamente ho detto cose vere e non false e non stupide e o abiette. Ripeto, datemi retta, io credo di aver detto in questo video qualcosa di vero. Se poi qualcosa di vero non rappresenta la vostra concezione, ditemelo, scrivetemi: no, non la penso come te Leandro, la penso diversamente, io sono un giocatore e gioco e sono felice di giocare, non ho mai incontrato la depressione, la noia, insomma, ditemi quello che pensate. Io ripeto che però rimango dal mio punto di vista. Non è un punto di vista sbagliato, è un punto di vista di un uomo che vuole, intende narrare quella che è la verità dei fatti, e la verità dei fatti è questa che io ho voluto tratteggiare. Però è una verità che riguarda la mia opinione, che riguarda il mio concetto, il mio cuore, il mio cervello, il mio animo. Non è qualcosa che va a riguardare tutti gli esseri umani, è una mia concezione. Beh, spero di aver detto quello che volevo. Un saluto caro, iscrivetevi al prossimo video da Narratore ed Aleandro di Roma.